Secondo tema che riguarda questa chiacchierata con voi di oggi è il tema della condivisione della conoscenza. Quindi abbiamo chiarito che cos'è la conoscenza e l'abbiamo vista da un punto di vista della creatività. Adesso facciamo un passo in avanti e parliamo di condividere la conoscenza. Allora, innanzitutto la prima domanda è perché dobbiamo condividere? Forse sarebbe meglio dire con moltiplicare. Condividere è quasi negativo, no? Nel senso che sembra che si tagli, invece con moltiplicare aumento, dovrebbe dare l'idea dell'aumento. Solo che bisogna stare molto attenti, perché quando si dice con moltiplicare o condividere, ci sono opportunità e criticità, li ho scritti in piccolo piccolo, però in realtà nelle parole che vi dirò tra poco ci sono aspetti molto positivi, ma ci sono anche degli aspetti critici. Tutti quanti siamo nella sharing economy, nell'economia della condivisione, okay? Si condividono i contenuti, c'è chi va a cena, si fa la foto del piatto e lo condivide con tutto il mondo, no? Come se il mondo fosse interessatissimo al piatto che sta mangiando. Comunque, a parte questi esempi sciocchi, in realtà condividiamo tantissime informazioni. Nell'esempio che avete visto prima del relatore che mi ha preceduto, avete visto quanti dati vengono condivisi tra varie parti, no? Ecco, questo è un esempio. Ora, quando si condividono dati, ci sono varie parti che sono in contatto tra di loro. E bisogna stare molto attenti a questa gestione, perché la condivisione non è anarchia, nel senso che ci vuole un sistema. Qualcuno direbbe teutonico per la gestione della raccolta del dato, per cui per questo io vi dico non basta un semplice computer o un'email con cui ci trasferiamo dei dati per dire che la conoscenza è gestita in maniera opportuna. Infatti, il knowledge, la conoscenza, si divide tra conoscenza formalizzata, che è quella che troviamo nei documenti, per capirci, per fare un argomento semplice, dove questi asset digitali, questi strumenti, devono aiutare ad acquisire nuovi strumenti, nuovi, no, scusate, nuovi dati, nuove informazioni, ma devono anche aiutare le organizzazioni a fare la cosa più difficile, che è estrarre dalla testa delle persone la loro competenza specifica. Perché non mi direte mica che la competenza di un'intera organizzazione sta solo nel manuale qualità, nelle istruzioni operative delle loro macchine. C'è molto, molto di più. Ad esempio, le competenze distintive di un'organizzazione in realtà sono le competenze delle persone. Ecco che uno strumento di questo tipo deve anche aiutare a internalizzare la competenza, cioè renderla formale, renderla in qualche modo fruibile. Abbiamo un qualche cosa che ci permette di raccogliere questi dati, sia formali che dati che provengono dalle competenze delle persone, ecco che possiamo iniziare a cercare, quindi selezionare, utilizzare e generare nuova informazione basando dalle informazioni che già avevamo. Stiamo creando valore, questo è un Enterprise Search Engine. Immaginate di avere un Google a disposizione all'interno della vostra organizzazione, che non cerca sui dati all'esterno, ma cerca sui dati della vostra organizzazione ed è in grado di trovarli. A questo punto, questo sarebbe un sistema chiuso. Quando però lo apriamo alla possibilità, ad esempio, di condividere con l'esterno le informazioni, ecco che abbiamo aperto, ritorniamo alla slide di prima, cioè un'azienda che condivide con i suoi clienti o con i suoi fornitori alcune informazioni. Nel momento in cui condividiamo delle informazioni, si apre l'argomento della sicurezza, il che significa che in uno strumento del genere, cosa che ad esempio un'email non può fare, un'email una volta che l'avete mandata, è mandata, uno la può inoltrare a chiunque. Bisogna iniziare a capire che anche nella gestione delle informazioni bisogna ad esempio definire quali sono i livelli di accesso e definire quali sono i gruppi nella propria organizzazione che hanno accesso chi ha tutto, chi ha solo una parte, i neoassunti possono vedere alcune cose, gli esperti altre. Quindi è un discorso, capite, che non è solo un computer dove salvo i miei dati.